Ciao Nando, sono Tito. Tito? Sì, Nando, sono ancora al mare. Senti, Nando, ti volevo dire che devo realizzare uno speciale di andate a teatro. Lo so, Nando, lo so che a teatro non ci vuole più andare nessuno, ma che ti devo dire? La mia è una missione. Nasce a Parma, vincitrice di numerosi premi, quali? Maschere del Teatro 2019, Premio Istrio per lo spettacolo, Premio Mariangela Melato come miglior attrice Miglior per lo attrice spettacolo, al Roma Web in Festival. nomination come miglior attrice al Festival Die Seriale 2018 in Germania, In nomination come miglior alla attrice La Web Fest a Los Angeles. In televisione l'abbiamo vista nella serie cult Camera Caffè, nella serie TV targata Rai Fuori Classe. Fino all'ultima serie di 6 puntate distribuite da Prime Video, Monterossi. Come non citare il personale successo con il debutto al cinema nel ruolo di Moira nel film La pazza gioia di Paolo Virzì. Nando, ti ricordi la prima volta che ho visto Bea in teatro? Credo fosse il 2009. Lo spettacolo era di e con Giuliana Musso, la mia cara amica. Lo spettacolo era in scena, credo al Teatro Ringhiera. Poi la rividi nel 2015 in uno spazio tipo, te lo ricordi, Teatro 89, che se non ci siamo persi, guarda, poco ci mancava. Sì, lo spettacolo era Le Poveracce con l'amica Gianna Coletti. Lei interpretava la segretaria Zoccolara. Ma solo nel 2016, quando andammo a vedere Ciro Masella, ti ricordi? All'epoca incominciavano a parlare della compagnia carrozzeria Orfeo. Lo spettacolo era Thanks for Vaselina, giusto, giusto, Nando? E che ti devo dire? E lì l'amore è scoppiato per lei. Senti, Nando, che me la passeresti? Lo so che è cotta. E soprattutto è lanciatissima con la tournée del suo show. Stupida show. Beatrice Skyros. Allora, raccontami di questa stupida show. Cari, allora, stupida show, è un esperimento, cioè è veramente un salto nel buio. Qualche anno fa con Gabriele De Luca ci siamo detti: ma perché non facciamo qualcosa, Schiro, fai qualcosa da sola? Ok, va bene. Quindi l'abbiamo rimandata per fare poi altre cose. E poi quest'inverno Gabriele mi diceva: dai, raccontami Bea di quando, beh, sono 12 anni che ci frequentiamo, quindi dice: Bea, raccontami di quando con i tuoi genitori è successa quella roba, raccontami di quando col fidanzato è successa quell'altra roba. E piano piano io ho raccontato molte cose, le sapevo già, di alcuni episodi della mia vita. E su questi episodi lui ha scritto questa stand-up molto teatrale, Stupida Show. 20 cose che racconto, 18 sono veramente accadute. E sono proprio cose della mia vita, sono cose divertenti, sono cose tristi. Si parla dei social, si parla dei miei genitori, si parla del rapporto con i figli, si parla di chi non ha avuto figli e di questa società che ti rompe i coglioni quando non hai avuto figli. Ed è tutto, si parla della situazione lavorativa, della fatica che si fa a fare questo lavoro, questo mestiere, si parla un po' di tutto. Quello che io volevo, avevo detto a Gabriele, ho detto: io vorrei, non vorrei fare Zelig, non vorrei fare quel tipo di comicità lì. Vorrei raccontare delle cose, degli episodi della mia vita in modo tale che il pubblico che mi ascolta dice: guarda, anch'io mi sono ritrovata in quella situazione, piuttosto che io quella roba l'avrei voluta dire, ma non l'ho mai detta, la dici tu. Questo era il mio intento. E così è, stupida, perché io poi nella vita sono una persona molto autoironica, un po' stupidella, che, con una grandissima ironia, io racconto degli episodi che poi tra l'altro nello spettacolo lo racconto, ma anche intimi, cioè cose dove la gente si ribalta dal ridere, ma perché io sono una persona così, cioè mi piace scherzare sulle cose che mi sono capitate nella vita, con uomini improbabili, con situazioni familiari assurde. E quindi stupidella, stupidella, una persona divertita, divertita dalla vita,
e che vuole raccontare di sé al pubblico. Questo è un po' un atto psicomagico. Cioè, io quando finisco lo spettacolo, ti giuro, sono straziata, straziata sia dalle risate, ma anche dal dolore e dal pianto, perché poi, cioè, ovviamente, come in tutti gli spettacoli di Carrozzeria di Orfeo, si ride e poi non si ride più, perché ti arrivano i cifoni. E quindi io finisco 1:10 di monologo a pezzi, a pezzi, a pezzi, perché divertita, però racconto delle cose di me forti, è proprio una confessione. Tutte le sere io mi confesso e quindi rivivo quei momenti, rivivo l'addio ai miei genitori, cioè rivivo tutta quella roba lì, per cui mi ammazza, felice ma stanca. Bea, questo stupida show, io non lo so, ho come la sensazione che in alcuni momenti sarai anche cattivella, può essere? Ammazza che sono cattivella. Vedi? Certo ragazzi, beh, arrivano delle belle bastonate. No, io sono anche cattivella. Certo che non solo tu uscirai dalla stanca, stremata, cioè anche a noi ci farai uscire belli, lo sa, incazzati? No, più che incazzati, provati dalle emozioni. Oddio, se io ci provo a cercare un equilibrio con me stesso e con gli uomini, ma come faccio a capire se sto sbagliando qualcosa? Amica mia, se alle 2 di notte ti ritrovi come me, piangere sul divano a mangiare un salame a morsi senza neanche tagliarlo, non sta funzionando. Io ho visto che farai una data a Moneglia, ma Moneglia al teatro non credo ci sia, quindi lo fai all'aperto? No, in molti posti sono all'aperto. Presta ad essere all'aperto. Certo, in moltissime città io andrò all'aperto, dentro una piazza, dentro un cortile. Okay. Assolutamente. Per la prima volta vedrò uno spettacolo targato Carrozzeria senza scenografia, perché è un'altra vostra caratteristica sulle scenografie. Qui sei vestita tu. Qua c'è uno schermo dietro di me, dove che servirà e ve lo capirete. Ah, ok. Uno spoiler. Basta, c'è un microfono, basta. Un tavolino dove bevo, c'è la mia borraccia. Basta, c'è altro. E a me mi basti. A chi lo consigli questo spettacolo? Lo consiglio a tutti, ovviamente, magari invitato ai minori di 14 anni. Questo è vero, questo bisogna dirlo. Parolacce. Che sia chiaro. Che sia chiaro. Ma è consigliato a tutti. Poi io, ragazzi, a me piace questo spettacolo, perché puoi anche non essere d'accordo. Perfetto. Perfetto. Mica tutti saranno d'accordo con quello che dico. È uno spettacolo come tutti gli spettacoli di Carrozzeria, politicamente scorretto. Vuoi ascoltarmi? Mi ascolti? Non mi vuoi ascoltare? Non c'è problema. Ci dai gli appuntamenti, Bea? No, all'Elfo. Allora, Bea, io ti ringrazio. Io verrò sia all'Elfo che a Moneglia, quindi prepara. Ma sicuro che vengo. Okay, questo spettacolo credo che mi coinvolgerà parecchio. E io a fine serata ti abbraccio. No, sai che io ti abbraccio e ti bacio sempre. Lo so, meno male, che bello. Sai che ti voglio un bene dell'anima e che per me sei tra le numero uno, tra le attrici contemporanee più brave che noi abbiamo. No, non piangere, perché la verità è tu ogni volta mi spacchi in quattro. Grazie Tito, ti ringrazio di cuore, mi fa molto piacere. Allora io ci vediamo. Un one woman show. Io stand up comedy proprio non riesco a dirlo, mi spiace. Regia Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti con Beatrice Schiros. Tutte le info qua su carrozzeriaorfeo.it. Occasione per andare a passare una serata in allegria e non solo, ce ne sono.
Ora tocca a voi scegliere il posto giusto per andare a teatro a vedere Beatrice Show. Beatrice Schiros in Stupida Show. Non ve ne pentirete, eh no. Parola di Tito. Nando, una domanda. Ma tu a teatro ci vai?